superato la frontiera Cile-Argentina, sto mangiando le foglie di coca e sto masticando. Qua siamo a 4.000 e passa metri, prima abbiamo fatto 5.000 e oltre. Le tempie pulsano da soccoffia, però si va avanti, il viaggio. Di Salta, qui come in tutto il Sud America le birre si trovano solo da litro. Che dire, viva l'Argentina, sono rientrato da ieri qua e sto mangiando in questo mercato. Si festeggia rientro in Argentina con una birra da litro. Purmamarca, la montagna dei sette colori, questo piccolo villaggio nato ai piedi di questa montagna magica, che è questa qui, che ha sette colori, in questa valle unica della provincia di Cucuy. Sono dei scenari molto selvaggi, ci sono tanti cactus, che dire, è bellissimo stare qui, è unico. L'Argentina stupisce sempre di più da nord a sud. Ho visitato il sud e ora sto visitando il nord, che lascia senza parole. Viva la vita libera e viva il viaggio in solitaria, viva il giro del mondo, il mio soprattutto, sopra e sotto il livello del mare. Siete colores para morir en el carbón de los sueños. En la quebrada te encontraré. Siéndote al vagar mi piel, un merengue dulce tocando el sol, las melodías del alma. La Pachamama subió a bailar, enamorada de un viejo ritual. Dove mi trovo in compagnia del mio zainetto? Dove sono? In un deserto di sale. In Argentina sempre, nel nord dell'Argentina, nell'area di Cucuy. È fantastico stare in questo posto. È la prima volta che visito un deserto di sale. Sono emozionato veramente. L'Argentina, da sud a nord, mi ha donato tantissima bellezza. Tra qualche giorno saluterò questo paese, questo stato, e ve lo dico fin da adesso, mi porterò un po' di malinconia con me, però il viaggio deve continuare. Andrò avanti a salire su per il Sud America e andrò a scoprire altre bellezze. Vi saluto dal deserto di sale, vi saluto dall'area di Cucuy. Un bacione a tutti quanti. Il giro del mondo continua, sempre. Avanti. Thank you.
Questa è la pietra campana che proviene dal Serro Campanario, ovvero dalla montagna delle campane, chiamiamola così. Perché? Sono sempre nell'Argentina del Nord, a Tilcara, in questo sito archeologico, e ora vi faccio vedere come suona questa pietra. Più che vedere, ve lo faccio sentire. È incredibile. Questa è la conoscenza dei popoli andini che ci viene trasmessa ancora oggi. Viva Pachamama, viva le Ande. Ecco, riparazione delle mie scarpe alla vecchia maniera, invece di buttarle, a parte che c'ho solo queste buone, però vedete ragazzi, sta scomparendo questo mestiere in Italia, sta scomparendo. Invece in una società del consumismo in cui se ero a casa non so se le avrei buttate, però generalmente si prende e si butta via subito. Invece ora perché sto in viaggio, mi servono queste scarpe per girare il mondo, quindi le sto riparando, però generalmente si prendono e si buttano e non è una cosa buona. Viva ancora chi è che fa questo mestiere, viva ancora chi è che ha le mani d'oro, e i ragazzi ormai in Italia non hanno più voglia di imparare questo mestiere per sporcarsi le mani, qui invece questo ragazzo giovane ancora lo fa. Vi faccio un altro regalo di questo giro del mondo, vi regalo la visione di questa montagna meravigliosa dai 14 colori, sono a Humahuaca e questo sito si chiama Hornocal. E sono sempre in compagnia dei miei libri, solo il cielo sopra di me e l'universo dalla mia parte, e insieme alle mie opere vi regalo la visione di questa bellissima montagna colorata. Me la sto godendo in compagnia di tanta gente, non tantissima, però guardate quanto è bella. La montagna dai 14 colori di Hornocal si visita partendo da Humahuaca, che è un pueblito, un paesino molto piccolo, che sta qui sulla cordigliera delle Ande. Questo è un canyon millenario, sempre. Le rocce hanno un colore pazzesco, delle sfumature uniche. Wow, mi domando come fanno queste piante a vivere in questo ambiente così desertico. Vedi, alla fine ci si adatta, ci si abitua a tutto. Wow, qua fa eco? C'è il mio eco. Non l'eco, l'eco. Totalmente differente. Vediamo cosa c'è dietro questa curva qui. Lo scopriamo insieme. Vi sto regalando l'ennesimo momento di scoperta in questo giro del mondo, sopra e sotto il livello del mare. Eccolo qui. E anche questo percorso ce lo siamo fatto, ci siamo visti la Quebrada della Signoritas. Scenario, ripeto, sarò ripetitivo, che dirvi. È pazzesco, è unico. C'è un cielo blu di quelli che veramente ce li sogniamo, ecco. E questo, rocce rosse che hanno da 1 milione a 3 milioni di anni, cactus. E ci sono anche un sacco di animaletti qui, solo che c'è tanta gente quindi che viene a visitare quotidianamente questa opera d'arte di Pachamama, di Madre Natura. E gli animaletti si vanno a nascondere, ecco. Vi saluto da Pachamama, dal nord dell'Argentina, da Humahuaca. Sono arrivato a La Quiaca, ultima cittadina dell'Argentina, e adesso vado a passare la frontiera a piedi. Lo scenario è questo, è molto borderline. Ci sta questo mercatino improvvisato, il bus dietro che mi ha portato fin qui. E siamo a 3400 metri, anche di più, quasi
3450, l'aria è abbastanza rarefatta, fa caldo, si va avanti, si entra nel nuovo stato, nel quinto stato di questo giro del mondo, si entra in Bolivia attraverso la frontiera a piedi, che dire, stanco ma eccitatissimo per questa avventura che continua. Ecco il Paso de Frontera alla Quiaca, lascio l'Argentina, questo paese che veramente mi porterò nel cuore, e entro in Bolivia. Lì giù vedete, lì c'è la frontiera argentina e dopo c'è la zona franca e poi ci sta la frontiera boliviana. L'avventura continua, si va avanti sotto questo bel sole carico come un asino. Non è la prima volta che passo una frontiera a piedi, un'altra volta passai anni fa una frontiera tra Belize e Guatemala, è sempre un'emozione, si va avanti, il giro del mondo sopra e sotto il livello del mare, continua. Bolivia, arrivo!